momento go? Ora. Oh, ok. Ciao a tutti, sono Rado Andreas, sono un membro fancazzista del Pool e oggi parleremo di dischi e file system. Cosa sono i dischi e file system? Beh, adesso lo vedremo. Innanzitutto, per avere chiaro il concetto di dischi, cioè tutto quello che parleremo, dobbiamo prima capire com'è strutturato di file e di tipologie di file il nostro... Oh, che bello! Il nostro Linux. Quindi, di cosa parliamo? Parliamo di tipi di file, inizialmente. Allora, ci sono file ordinari, che in inglese chiamano regular file, che possono essere di tipo testuali e binari. Binari sono particolari? Beh, non più di tanto. Se le aprite con un editor testuale vedrete tante belle cose che non hanno senso, e se le salvate c'è buona possibilità che non le avrete più come prima. Questa è la differenza principale. Poi ci sono... Perché mi fa questo scherzo? Ok. Le directory. Le directory sono anche loro dei file. In Linux tutto è un file. Quindi aspettatevi che ci siano tantissime, cioè non tante, però tantissimi file che sono in 4-5 categorie, però rappresentano tutto in GNU Linux. Ci sono le directory. Le directory sono dei file che hanno al loro interno le informazioni per i loro figli, per arrivare ai loro figli, che sono dei file altre directory oppure file ordinari, pure quelli che vediamo adesso. Mannaggia! Allora, poi ci sono i link. Vi ricordo, potete interrompermi in qualsiasi momento se avete delle domande, anche magari incalzanti, così ci divertiamo un po'. Ci sono i link di due tipi, soft link e hard link. I soft link vuol dire che dentro a loro, proprio dentro ai file di link, c'è l'informazione dove punta quel file. Cioè, nel senso, noi abbiamo dentro un soft link che dentro ha il nome a un'altra cartella in modo relativo o in modo assoluto. Nessuno che chiede qual è la differenza tra assoluto e relativo? Allora, ci sono path relativi che sono di solito specificati partendo da una cartella. Supponiamo che noi siamo in una cartella X e dentro ci sono la cartella Y, la cartella Z, e dentro la cartella Z ci sono file A e file B. Per arrivare da Z a B bisogna semplicemente scrivere B e così via. Questo è il relativo. Invece assoluto, da Z comunque si deve partire X, Z, B. Questa è la differenza fra path relativi e path assoluti. Quindi i symlink sono link simbolici o soft, sono quelli che hanno dentro di sé il nome di un path simbolico oppure un path, insomma, questo qua. Gli hard link invece puntano direttamente sull'hard disk, quindi abbiamo due file che puntano allo stesso inode e il file viene effettivamente cancellato quando non ci sono più riferimenti o hard link adesso. Andiamo oltre. E ci sono i file speciali, non speciali nel senso handicappati, però device e socket. Speciali nel senso che i device interagiscono direttamente con le periferiche del vostro computer. Quindi i vostri hard disk sono file di device. I vostri, un'altra periferica, il printer, è sempre un device. Ok. E ci sono i file socket. I file socket sono più che altro per comunicare tra programmi, si usano per comunicare tra programmi. Per esempio, alcuni di voi avranno sentito di D-Bus. D-Bus usa i socket Unix, si chiamano proprio così,
per comunicare, fare una comunicazione tra programmi. Ma non dimentichiamoci dei file device, ci sono di due tipi, a caratteri e a blocchi. Qual è la differenza? I file a caratteri puoi prendere e scrivere dentro con dei comandi di shell e tutto va bene, e quindi dare comandi direttamente da shell, quindi è più facile. Invece i device a blocchi sono di solito gli hard disk, che usano un meccanismo chiamato DMA per scrivere sulle periferiche. Per esempio, il DMA cosa vuol dire? Vuol dire che invece di passare dal processore i dati vanno direttamente da una parte all'altra. È un modo molto semplice, e chi sarà dopo di me mi massacrerà di botte, però è così. Quindi queste sono le tipologie di file. Qualcuno ha delle domande? Per favore. Ok, andiamo avanti. Avrete notato che non mi piace sta parte dei file. Allora, e questi file, tutta questa ambaradam di file, sono sistemati nella nostra Linux box in questo modo. Ci sono una cartella root, il nodo principale, e tantissime cartelle che partono da root, con riferimento assoluto, ovviamente. Partiamo dal riferimento assoluto. Cosa fanno queste cartelle? Adesso ve lo spiego cosa fa ogni cartella. Nella cartella bin ed sbin di solito si trovano i binari essenziali del sistema, cioè quelli necessari per avere un sistema che carica e che funziona. Insomma, binari per caricare il kernel, il sistema init e così via. Il boot contiene di solito il kernel e, se usate, una RAM disk. Non so se hanno spiegato già il boot con il kernel e RAM disk. Non sempre è disponibile una RAM disk, è possibile avviare anche soltanto con il kernel in casi particolari. E comunque qui è tutto il necessario per avviare il sistema. Non è sempre disponibile questa cartella, perché alcune volte ci si trova su dei server che vengono avviati da remoto, cioè è un sistema virtualizzato che viene avviato a calci da qualche sistema esterno. La cartella dev contiene tutti quei device speciali dei dispositivi, quindi contiene i device del vostro hard disk, i device della vostra stampante, i device della webcam e così via. Questa cartella qua alcune volte viene gestita in un modo diverso dalle altre, quindi se la cancellate dite addio al vostro avvio. Ok, la cartella etc contiene la configurazione del sistema, quindi nella tradizione di GNU Linux e quindi Unix tutta la configurazione di sistema e testuale, quindi dentro ci sono tantissimi file testuali, cartelle e file che contengono la configurazione di sistema. Questi file possono essere editati a mano, però bisogna avere diritti di root per editarli, quindi questi qua valgono per tutto il sistema. Il resto dei file di configurazione possono essere nella cartella dell'utente e di solito iniziano con punto. I file con punto su GNU Linux vengono nascosti di solito, possono essere visualizzati dal vostro file manager con delle impostazioni. Infatti la cartella com contiene le cartelle degli utenti. Su un computer GNU Linux possono essere più utenti, quindi la cartella com contiene varie cartelle con i file di ogni utente. La cartella lib, di conseguenza, può essere chiamata anche lib32 e lib64, possono essere anche tutte e tre insieme, e di solito sono link simbolici, una delle due è un link simbolico a lib, contiene le librerie di sistema. E già, qua non siamo come su Windows ogni singolo programma ha le sue librerie, quindi se un programma usa le librerie Qt e un altro usa le librerie Qt, probabilmente entrambi vengono con le librerie Qt, quindi
hai voglia di spazio, ce ne vuole. Qua invece è per minimizzare lo spazio richiesto, quindi tutte librerie condivise, e visto che la natura di GNU Linux è aperta, di solito tutti i programmi vengono compilati e usano quelle librerie. Però non è sempre così, quindi basta saperlo. Media e MNT sono di solito dei posti speciali dove vengono agganciate, quando vengono montate si dice, le chiavette che agganciate, gli hard disk esterni e così via. MNT di solito viene usato dagli amministratori più che altro per farlo manualmente, è una cartella per essere comodi. OPT di solito viene usata per l'installazione di software che sono già compilati, magari quelli che sono esterni alla distribuzione. Poi c'è PROC. PROC è un'altra cartella speciale come dev e contiene informazione sui processi che vengono eseguiti dentro al sistema. Sì, anche lì sono file. Quindi controllando con dei ICO e dei CAT i comandi standard da shell, possiamo vedere informazione sui processi in esecuzione direttamente da bash o da altre shell. Poi c'è la cartella root, che è separata dalle home. Root è la cartella dell'amministratore del sistema, che è appunto root, da non confondere con root lì. In quel caso vuol dire il nodo principale. C'è questa confusione che si crea perché l'utente principale si chiama root, però anche la cartella principale, quindi slash, si chiama root, quindi spesso si crea confusione. Poi c'è la cartella run. La cartella run di solito contiene informazioni che i vari processi, i vari daemon, i vari processi in esecuzione salvano nel sistema, hanno bisogno durante l'esecuzione. Poi c'è la cartella var. Nella cartella var, vabbè, di solito si trovano, si salvano, c'è la cartella var www, dove i server web hanno le pagine HTML, quindi si usano per i dati più o meno variabili, e da qui il nome var. Sys è una cartella che contiene vari file di configurazione direttamente del kernel e dei driver, quindi anche qua con delle ICO da shell, sempre con ICO e CAT, riuscite a cambiare dei parametri del kernel mentre va il kernel. Poi c'è la cartella user. La cartella user è fondamentale perché qui vengono non per l'avvio, però per quanto riguarda l'utente finale, perché qui dentro ci sono tutte le cartelle dei programmi che usate tutti i giorni, Inkscape, GIMP e così via. Nella cartella share, sotto user, ci sono i dati comuni, per esempio i dati che non sono binari, come le immagini, i template dei vari programmi. In bin ed sbin, notate che questi sono del sistema, quindi indispensabili per l'avvio. Lì sono i binari che non sono indispensabili per l'avvio, però sono installati con i vari programmi. C'è la cartella include. Questa cartella Ubuntu ha la brutta abitudine di lasciarla quasi vuota se non installate tutti i pacchetti dev. Tutto quello che c'è in user include vi serve per compilare i vostri programmi. Per esempio, se avete un programma che ha bisogno delle librerie Qt, dentro a user include ci devono essere i file con definizioni delle Qt. Quindi se alcune distribuzioni lo fanno sempre come Arch Linux, alcune come Ubuntu c'è bisogno di scrivere, di installare i pacchetti di sviluppo. La cartella lib, come la cartella lib in root, contiene le librerie, però queste librerie non sono indispensabili per l'avvio e per il funzionamento del sistema, ma sono necessarie per i programmi che installate in user. Poi c'è la cartella src, che contiene
i sorgenti. Di solito si usa user src linux e lì si mettono i sorgenti del kernel. Poi c'è la cartella local, che di solito viene usata per installare i propri programmi. Per esempio, avete scaricato un programma che compilate da soli, di solito viene installato lì. Quindi questo è il metodo standard che di disposizione delle cartelle standard che usano quasi tutte le distribuzioni. Ovviamente ci sono delle distribuzioni speciali che usano il loro specifico layout, tipo Gobo Linux, Lunar, non sono esperto di quelle distribuzioni, ma hanno stravolto completamente questo sistema. Se quindi voi prendete in mano una Fedora, una Ubuntu, un Arch Linux, una Gentoo, state sicuri che queste cartelle le trovate nel sistema e quindi sapete cosa vogliono dire. Intanto avete qualche domanda? Vai! Non ho capito, come avevo detto che nella cartella home ci sono le cartelle di vari interni. Esatto. Non è la stessa cosa di user? No, user è una cartella che è solo lettura per l'utente, quindi user contiene soltanto i programmi. È un po' in confusione, perché prima la cartella home non era nella root ma era in user home, se non ricordo male, quindi inizialmente era lì, però lo scopo è cambiato. User è soltanto per programmi, ok? Quindi ci sono programmi che vengono installati dall'amministratore, perché bisogna avere diritti di amministratore per installare lì, e home contiene le cartelle per gli utenti. Ok, altre domande? Ok, vado avanti. E come avete visto, tutto questo qua è bello, però se avete un hard disk da 20 giga, sì, sono vecchio, e lo agganciamo a root, cioè che diventa, per contenere tutto questo, il tutto diventa meno bello perché non ci sta. Quindi il meccanismo su GNU Linux è che possiamo agganciare un hard disk a ogni cartella. Per esempio, nella cartella Y possiamo, tutto quello che viene nella cartella Y può essere sull'hard disk 1. Ovviamente la cartella root, la cartella principale, deve essere su qualche hard disk. Possiamo addirittura fare che un figlio di questa qua, che la chiamiamo P, può stare su un altro hard disk e così via. Quindi è un sistema molto flessibile. Se per esempio non avete abbastanza spazio per gli utenti, montate la cartella home su un altro hard disk o su un'altra partizione, non è un problema. Quindi questo vale per qualsiasi cartella, anche non di sistema. Potete sbizzarrirvi, sono riuscito a fare cose abbastanza simpatiche con questo. Scusa. Quindi, dimmi. Ma queste assegnazioni vanno fatte in fase di installazione? Esatto, questo si scelgono durante l'installazione, però anche dopo l'installazione si riescono a fare. C'è un file in etc che si chiama etc/fstab, che praticamente contiene tutta la lista che si è compilata durante l'installazione. Modificando quel file riuscite a dire al sistema di montare altri file system, cioè altri hard disk, altre partizioni su altre cartelle. Ovviamente, okay. Si applica al riavvio. Si applica al riavvio. Però se vogliamo farlo direttamente adesso, diciamo subito, vedere come si fa. Ops. Ma perché questo? Eccolo qua. Mi vuole male questo programma, eh? Allora, si fa mount, come monta, varie opzioni che non ci interessano, dipende anche dal file system, tipo di file system che adesso vedremo, cosa, cioè la quale hard disk, che di solito è nella cartella dev dei dispositivi, quindi i dispositivi e le partizioni sono nella cartella dev, quindi cosa
E dove? Dove vuol dire la cartella dove lo vogliamo agganciare. In questo caso è root y, ok? Le opzioni dipendono dal file system, quindi bisogna vedersi la documentazione, ma non vengono usate, cioè già in default vanno bene. Ok, abbiamo finito la parte base con vedere la struttura del file system, la struttura di come è organizzato GNU Linux. Vediamo quindi alla parte degli hard disk. Quindi abbiamo vari tipi di hard disk. Vengono usati dischi normali rotazionali, vengono usati SSD, vengono usate chiavette, vengono usati ai scasi che sono via rete. Però, ad essere sinceri, di solito siete nei server che vi trovate già montate e a noi questo non interessa. Quindi non è scopo di questa lezione spiegarvi di cosa si fa con gli hard disk. Al massimo attaccate un hard disk via interfaccia IDE al vostro computer e già la vedete dentro alla cartella dev. Ok, abbiamo i nostri hard disk. È collegato, però è inutile adesso perché non lo usiamo. Cosa facciamo? Dobbiamo partizionarlo, quindi suddividerlo in più fette, perché di un hard disk di un terabyte liscio non ce ne facciamo nulla. Vabbè, ci sta anche il har dei pirati che lo montano da qualche parte e fanno partire i torrent, però per il sistema non è tanto utile perché va suddiviso. Per esempio, se fallisce una parte del disco, non abbiamo perso tutte le informazioni, quindi possiamo recuperare. Allora, ci sono vari tipi di partizioni. Possiamo partizionare in un GPT, partizione MS-DOS, che sono le partizioni che di solito usate adesso, e dopo troviamo anarchia, perché ce ne sono davvero tanti tipi e con differenze davvero piccole. GPT è un sistema nuovo che verrà usato con il sistema EFI in futuro, quindi già tutti i computer che comprerete da ottobre in poi, magari sperando che sia senza Windows 8, sarà con GPT, perché il sistema EFI, che è il nuovo che sostituirà il BIOS, è capace di supportare GPT e non ha le limitazioni delle partizioni MS-DOS. Oddio, le partizioni MS-DOS, sapete di quanto è vecchio MS-DOS? Ancora usiamo quel formato. Ok, abbiamo fatto le partizioni, quindi adesso come le facciamo? Ci sono due modi per fare le partizioni. Possiamo farle in modo Uber Pro. Cosa vuol dire? Che apriamo un editor esadecimale e iniziamo a scrivere dentro la tabella di partizionamento. Possiamo andare a FDisk, che è da meno malati di mente, però va bene ancora. Parted, che è davvero da depravati, però si può fare ancora. E poi possiamo fare anche in modo per le persone con una vita, quindi cfdisk, gparted e altri tool che dipendono dalla distribuzione. C'è per esempio gudisks, che è nuovo per GNOME, però io davvero vi consiglio gparted perché è fatto bene, usa parted, quindi immaginate già quanto erano depravati gli sviluppatori di gparted, e cfdisk per quelli che vogliono farlo da console. Attenzione però che cfdisk non supporta ancora il partizionamento GPT, quindi vi dirà, appena aprite una partizione GPT vi dirà patate, non è possibile, per questo usate gparted, che è molto semplice, è grafico e funziona, può ridimensionare, giocare con le partizioni, è fatto bene. Abbiamo le nostre partizioni, però cosa ci mettiamo su queste partizioni? Possiamo partire da qualcosa che abbiamo già, quindi possiamo clonare qualcosa di esistente. Magari abbiamo un hard disk che vogliamo clonare.
Quindi cosa facciamo? Prendiamo questo hard disk, lo attacchiamo e usiamo il comandino dd. Questo dd fa la copia byte per byte. Cosa vuol dire? La copia esatta dell'hard disk che mettete o della partizione che gli date come parametro. Quindi i parametri sono if input file, quindi la sorgente, che di solito sono device a blocchi, quindi i device a blocchi degli hard disk sono in forma dev barra sda, sdb e così via. Quindi ti dati la sorgente, output file, la destinazione dove volete copiare, bs, la dimensione di quanto volete copiare alla volta. Di solito si usa il blocco da 1 mega e si va avanti per fare i calcoli semplici. E count, quante volte copiare quella quantità di dati. Quindi si fa un dd if uguale hard disk di sorgente o f uguale altro hard disk di sorgente, e si può mettere tutto il resto per copiare tutto. Quindi, però devono essere di dimensione uguale, se no escono cose schematiche. Ok, non ci interessa clonare, creiamo qualcosa di nuovo. Abbiamo bisogno di un file system. Cos'è un file system? Un file system è quello che si trova tra il vostro sistema operativo e l'hard disk. Quindi per evitare di farvi casini con la posizione esatta dei file, lui gestisce proprio questo. Invece di farvi vedere la posizione sull'hard disk in indirizzo, vi fa una bella gerarchia di file. Questo è il file system. Ci sono vari tipi di file system che vi spiegherò dopo. Però la sua, proprio quello che fa, è gestire questo. E come si crea un file system? Si usa mkfs. Nome file system, varie opzioni che dipendono dal file system e device. Il device è sempre quel dev barra dev barra sda, sdb, sdb e così via, insomma. Ma che file system ci sono? Ci sono per tutti i gusti. C'è ext4 che è nuovo e quello consigliato, ext3 che è un'evoluzione di ext2 però è migliorato da ext4, insomma, se lo trovate in giro non è proprio male, però è meglio ext4. Ext2 che è davvero davvero vecchio, che non offre soluzioni di integrità, quindi se spegnete il PC in modo brutale staccando la spina, probabilmente corrompete il file ext2, cioè il file system ext2. Queste invece hanno protezione che è proprio il journal delle ultime operazioni fatte sul file system, e quindi si riesce a recuperare. Ok, Riser FS che è sempre journaled, ma è ottimo per file di piccole dimensioni, quindi è abbastanza veloce, snello, però anche questo già sente i segni d'età. Riser 4, come sapete, il suo creatore è in prigione perché ha ammazzato la moglie, però era qualcosa di interessante. Usava un modo per salvare i file che si chiamava Dancing Tree, già il nome è figo, eh? Interessante, però non è più sviluppato. Era migliore di Riser FS, che è il Riser versione 3, era ancora migliore per i file piccoli, quindi per la cartella user dove ci sono tanti programmi, tanti file di piccole dimensioni, era qualcosa di fantastico. Peccato che da 6 mesi circa non si hanno più notizie da quella parte. XFS è un file system che l'ha fatto l'SGI negli anni 90 ed ancora viene usato. Io ho attaccato un hard disk al mio televisore che ho scoperto che ha su GNU Linux, una versione molto limitata, e l'ho formata in XFS. Perché? Perché è molto performante nei trasferimenti, è affidabile nei trasferimenti ed è fatto per i file di dimensioni un po' più grosse.
quindi per salvare le registrazioni è molto buono. Poi ci sono moltissimi altri che vengono usati più raramente. E poi ci sono questi due che sono un po' speciali, perché ve ne parlerò dopo, perché bisogna vedere anche le altre cose che ho da dire prima per capire cosa farlo. E poi ci sono i file system speciali, nel senso, non hanno bisogno di un hard disk, sono proprio a sé stanti. TMPFS RAM. Cosa vuol dire? Vuol dire che prendete, montate, lo agganciate alla cartella B e tutto quello che mettete a B, a parte che se riavviate il PC viene perso, però tutto quello che viene messo in cartella, nella cartella B viene salvato in RAM, non su qualche hard disk, quindi è molto veloce. Si usa per la cartella TMP, che pare non abbia detto, che sono i file temporanei per tutto il sistema. C'è PROCFS, che è il file system che il kernel Linux mantiene con la lista di tutti i processi. Dentro ci sono cartelle con i vari processi, che dopo vi spiegherà chi? Pietro, giusto? Ok. SysFS è invece una cartella, sempre con un file system con tante cartelle, però contengono la configurazione del kernel. Quindi potete fare modifiche alla configurazione del kernel mentre è in funzione. Ok. Tutto questo è bello, però ci sono dei problemi, perché agganciando tantissimi hard disk, tantissime risorse a questo file system, diventa tutto incasinato. Quindi diventano tanti dischi montati ovunque. Quindi immaginate, deve essere di A lì, deve essere di A2 lì, deve essere di B5 lì, non capite più niente. I backup difficili, lo spazio non basta mai, quindi dovete spegnere il sistema, cambiare hard disk, intanto vedere che non parte, fare due load a Mosconi, poi bisogna spegnere il server per fare manutenzione. Tutto questo cosa fa il povero sysadmin? Il povero sysadmin si trova in questa condizione. E quindi, dato che i sysadmin e i programmatori si intendono, hanno deciso di fare delle soluzioni per rendere la vita più facile. Una di queste soluzioni è LVM. LVM è un gestore virtuale di hard disk. Quindi, voi avete 2-3 hard disk che potete mettere insieme. Quindi avete 2-3 hard disk che mettete insieme avete una dimensione più grande che potete distribuire logicamente come volete. Quindi supponiamo che avete un hard disk da 10 giga e un hard disk da 30 giga. Questo vi permette con LVM di fare una partizione da 40 giga unificando tutto lo spazio. Però LVM non offre solo questo. LVM riesce a rendere la vita facile anche con i backup, perché ha la feature di snapshot. Praticamente voi avete una logical volume, che è una partizione logica, che potete fare una foto nel tempo, dire stai fermo lì, mentre il sistema va ovviamente, e riuscite a copiare quella partizione, lo snapshot, in un backup, ripristinandola dopo come se niente fosse. Quindi è fantastico per i backup e rende la vita molto facile. Quindi è una specie di RAID? No, RAID è diverso, perché unifica e è più che altro fatto per la sicurezza, il RAID. La sicurezza in caso di fallimento. In caso di fallimento, più che altro. Questo invece è fatto apposta per unificare lo spazio. Nel senso, tu hai 10 giga e 30 giga e fai una partizione da 40 giga. Se ti muore un hard disk, addio. Quindi di solito si usa LVM insieme a RAID. E ci sono domande intanto? Ok. E visto che ne hai parlato, parliamo di RAID. Ops, scusate. RAID
RAID è un sistema per, diciamola così, per pararsi il culo. Perché se avete un hard disk e vi va a fuoco, il server è giù, non potete farci nulla. Quindi RAID vi aiuta in questo caso, anche se vi si distrugge un hard disk, di andare comunque avanti. Come fa? Ci sono vari tipi di RAID. Infatti, questo è il RAID 0. Zero sicurezza vuol dire avete due hard disk, avete il doppio della dimensione, quindi 30, però devono essere uguali. In LVM non per forza, ok? Quindi se dovete unificare due hard disk, usate LVM e non RAID in 0, anche perché è più pericoloso questo. Quindi RAID 0 vuol dire avete due hard disk identici, li mettete insieme e metà dei dati viene scritta su uno, metà dei dati viene scritta sull'altro. Capite che a questo punto se un hard disk muore, addio dati, non c'è sicurezza. Poi c'è RAID 1. RAID 1. RAID 1 vi semplifica la vita perché avete un hard disk, però non fa il raddoppio. Avete due hard disk e uno è la copia esatta dell'altro. A parte che il fatto che è abbastanza costoso questo come sistema, perché avete un hard disk in più e quindi costa il doppio. Però il fatto positivo è che quando muore un hard disk, l'altro riesce a gestire tutto. Quindi il sistema non va giù, semplicemente ti avvisa che un hard disk è morto e può comunque andare avanti. Però se muore anche l'altro, purtroppo ragazzi, avete sfiga. Poi saltiamo il RAID 2, che lo usano in pochi. C'è RAID 5. RAID 5 è qualcosa di particolare perché usa due hard disk e una combinazione di RAID 0 e RAID 1. Cosa vuol dire? Che lui ha bisogno di almeno tre hard disk, però su uno conserva metà dei dati, sul secondo l'altra metà dei dati e sul terzo il bit di parità. E quindi se vi muore un hard disk dei tre, siete ancora salvi. E anche il doppio della velocità, è un po' più lento in scrittura, però è un prezzo che si può pagare in lettura e il doppio della velocità. Però se vi muoiono due hard disk e non avete fatto in tempo di rimpiazzare il terzo, mi dispiace per voi. Ci sono anche soluzioni più avanzate che potete trovare su vari sistemi, cioè vari libri, varie documentazioni. E ci sono due tipi di implementazione RAID, RAID Hardware e RAID Software. RAID Hardware vuol dire che avete un bel cipettone che mettete sulla scheda madre, collegate alla scheda madre, collegati i vostri hard disk e fa tutto lui, magari con un po' di configurazione. E poi il RAID Software, che in Linux c'è, in Windows dovete pagarlo tantissimo, praticamente il kernel Linux gestisce il RAID. Ok, fin qui siamo a posto, perché non muore niente, riusciamo a unificare tantissimi hard disk. Ah già, possiamo mettere RAID e sopra LVM per unificare vari server, varie disponibilità di spazio e così via. Adesso vogliamo renderlo sicuro. Nel senso, come lo rendiamo sicuro? Con crittografia. Si usa Lux. Lux è uno standard per fare per crittografare interamente una partizione o addirittura un hard disk. Di solito si usa Lux insieme all'LVM. Così si creano una partizione, un hard disk con sopra Lux, e sopra a Lux si mette LVM per creare delle partizioni virtuali. E quindi è il sistema peraltro che uso sul computer. Quindi in questo caso, senza una password non si riesce ad avviare il sistema, e quelli che tentano di fare i burloni prelevando l'hard disk
direttamente dal laptop, dai server, non riescono a farci nulla. Questo lo vedremo nella demo. E infatti, ragazzi, che ora è? È l'ora della demo. Ho con me un paio di chiavette che insieme vedremo come formattare, mettere su LVM e magari Lux. Intanto, se mentre io metto tutto a posto avete qualche domanda, vi rispondo volentieri. Caspita, troppe domande, non ce la farò in tempo. Io. Vai! Hai detto che il Mindship può essere utilizzato anche in software? Sì, con Linux, sì. Ma se parte il sistema operativo? Ecco. E quindi la cartella boot, ti ricordi, nel file FHS, deve essere su un hard disk che non è in RAID. Quindi una cartella esterna che è boot, per contenere il kernel. E con il kernel e la configurazione, dopo avvia il resto del sistema, tira su il resto del sistema in RAID, e questo vale anche per LVM e per Lux. Infatti l'LVM come salva le informazioni sulle sue partizioni logiche? Direttamente nella partizione sostituisce i file system della partizione, cioè adesso vedrai nella demo. Adesso faccio fare. Prima di tutto dobbiamo formattare. Regia, quanto tempo abbiamo? 10-15 minuti. Ok, vediamo se riesco a fare Speedy Gonzales. Allora, apriamo una shell, colleghiamo la prima chiavetta. Sono chiavette con robe strane, peraltro su una avevo una distribuzione. Quindi vediamo come si chiama la chiavetta. Questi sono i messaggi che il kernel ci dice con the message, magari li avete già visto. Aumento un po' la dimensione se si muove. Facciamo dimensione 18. Muori. Adesso si vede meglio? Ok. Questo cosa mi dice? Ok, eccolo qua, ci dice SDB, SDB1. Cosa vuol dire? Che già c'è nel sistema un SDA, che è l'ambiente del mio laptop. SDB è la chiavetta, SDB1 è la prima partizione della chiavetta. A noi non ci interessa, facciamo l'approccio brutale, nel senso, diventiamo root. Ok, e dopo di questo cancelliamo le partizioni. Questo si fa in un modo abbastanza indolore con vd, il comando di prima. Semplicemente prendiamo dev 0, che è un device a caratteri che genera zeri del kernel, la mettiamo sulla chiavetta dev sdb. Potete fare i brutali oppure potete fare i più fini. Sappiamo che sono, cos'è, 512k, primi 512k che ci interessano. Vabbè, facciamo i malati e mettiamo un megabyte count uguale 1, e così ci scrive un megabyte, il primo megabyte della chiavetta e via. Dimmi. Consulente, può provare con SDA? Se volete non avviare più il vostro PC, fate così. Simpatico comunque, grazie. Ok, date invio. Aspettiamo un attimino. Fatto. Ok,
ha scritto un megabyte e se adesso facciamo sync per sincronizzare, non tutti i dati vengono subito scritti sulla chiavetta o sugli hard disk. Infatti quando fate htop vedete tutta una serie di, vedete la sezione gialla? La sezione gialla sono file non ancora scritti su hard disk, vengono ottimizzati, viene praticamente per consumare meno e per usare la RAM in un modo più intelligente. Ok, qui ci siamo, abbiamo scritto sulla chiavetta, vediamo se funziona, se davvero funziona. Togliamo la chiavetta, rimettiamola, facciamo the message e vediamo, hanno un partition table, ma dai. E adesso cosa facciamo? Partizioniamolo. Volete il modo Uber Pro oppure il modo più sano? Allora con l'intervento decimale. Ma mi vuoi male, eh? Non so neanche il flag come funzionano le tabelle. Non sono così malato. Dai, facciamo l'Uber. No, facciamo le persone sane di mente e usiamo CFDisk. CFDisk, gli date il nome della chiavetta. Mi raccomando, anche qua non date dev sda, se no succedono brutte cose. TM. Ok, abbiamo quanto? 2 GB disponibili qua sulla destra. Ok, facciamo nuova primaria. Da quanto la facciamo? Facciamola da 1 giga, sarebbe 1024 all'inizio. Avviabile non ci interessa e creiamo ancora un'altra partizione di quello che rimane. Quindi facciamo scrivi, diciamo sì, vogliamo farci del male. Ok, questo adesso se facciamo di message dovrebbe anche dire che abbiamo le partizioni 1 e 2 che sono disponibili. Ok, cosa mettiamo sulle partizioni? Possiamo metterci su un file system. Che file system volete? Io sono per ext4. Nessuno che obietta, quindi faccio ext4. mkfs ext4 e gli diciamo dev sdb1. Ok, diamo invio, lui fa le sue cosette, inizializza le strutture date che gli, dati che gli servono, ed eccolo qua. Ok, questo dev sdb1 è pronto ad essere usato, quindi possiamo montarlo. Mount dev sdb1 in mnt e vedere che già è usabile. Ah, lost and found è una cartella che viene usata nei file system di tipo ext per dove mettono i file recuperati quando qualcosa va storto. Se per esempio avete perso dei dati, qualcosa è andato storto e fate una scansione del disco, i file che sono stati trovati però sono danneggiati vengono messi qui in questa cartella. Ok, fin qui ci siamo. Facciamo diventare, anzi abbiamo agganciato, ma come si sgancia un file system dalla struttura? Niente di più logico di umount, cioè unmount. Gli diciamo cosa smontare, possiamo sia dire dev sdb, oh, certo, sdb1, oppure possiamo dirgli direttamente MNT, non importa, in entrambi i casi funziona. Ok, adesso vediamo di mettere sulla chiavetta una partizione cifrata, che è SDB2. SDB2, come si crea una partizione cifrata? Si usa il programma CryptSetup. CryptSetup ha dei parametri, se guardate man, ha tantissimi caratteri, tantissimi comandi che potete usare. Noi useremo i comandi di Lux, ci sono anche modi per impostare
tipo di cifratura che volete usare, quanto siete paranoici e così via. Noi non siamo tanto paranoici, ci vanno bene il default, quindi facciamo crypt setup, lux format, diciamo di formattare con il formato lux, dev sdd2. Ok. Sei sicuro? Sì. Inserire la passphrase. Questa sarà la password da non perdere. Quindi noi inseriamo la password sicurissima Pippo e ripetiamo. Ed è pronta. Ah, oh, che bello. Ok, adesso l'ha creato. Dopo di questo dobbiamo aprirla. Come si apre e si aggancia un file system, una chiavetta, una partizione Lux? Beh, direttamente non si può perché manca un file system, quindi dobbiamo formattare con ext4 o con qualche altro file system la partizione Lux. Quindi prima dobbiamo aprirla, cioè sbloccarla. Come si fa? Si fa lux open e gli diamo un nome. Io di solito la chiamo Vault. Ok, inseriamo la nostra password ultra sicura ed eccola qua. Nella cartella dev mapper è apparso un bel Vault. Ok, Vault è la nostra partizione cifrata sbloccata. Quindi se noi adesso facciamo makefs.ext4 dev mapper vault, formattiamo la partizione non cifrata. Quindi facciamo ok. E adesso se io faccio sync per scrivere tutto quello che è ancora in cache sulla chiavetta e poi faccio crypt setup lux close dev mapper vault, adesso tutto è bloccato. Posso prendere la chiavetta, andarmene, e se qualcuno me la ruba non riesce, senza la password che è sicurissima, ad aprire e vedere i file che ci sono dentro. Però cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi quando apriamo la chiavetta la apriamo con crypt setup sdb2 vault, ok, inseriamo la nostra password, ok, fin qua ci siamo, e poi la montiamo come se fosse una partizione normale. Qua possiamo mettere i nostri file in mnt, visto che l'abbiamo messo lì. Possiamo mettere i nostri file, smontare il file system, quindi prima fare umount mnt, poi fare lux closed con il nome che avete dato e la vostra chiavetta è al sicuro. Ci sono tantissimi elementi GUI tipo Nautilus che fanno già tutto questo per voi. Per voi basta creare la chiavetta e formattarla e di solito sono capaci di chiedervi la password quando la collegate. Quindi sono abbastanza intelligenti. E questo è per avere una chiavetta sicura. Adesso giochiamo un po' con l'LVM. Quanto tempo rimane, signor regia? Ok. Allora, formattiamo di nuovo la nostra chiavetta in modo simpatico. Facciamo vedere il disk per evitare spiacevoli sorprese sbagliando le lettere. ISD, come è successo al sottoscritto, è stato divertente. Beh, se non hai il backup, figliolo, mi dispiace. I backup vanno sempre fatti perché sono come delle mutande di latta in certe situazioni, quindi fate il backup. Ok, c'è anche un altro modo per accedere ai hard disk invece di dev sda1 e così via. È un po' più umano, nel senso che vi
Non so quanto vi sembri più umano questo. A me non sembra umano, però alle persone sembra più umano. Può essere usato questo, oppure può essere usato by ID, che rappresenta l'identificativo dell'hard disk, quindi produttore e così via, quindi in teoria vi permetterebbe di identificare cosa, su cosa volete scrivere, oppure by path, che è un po' più da macchina, non è tanto utile. Per esempio qua io non vedo il mio hard disk fatto bene, boh. Io vi consiglio di usare by ID se non volete sorprese, però ricordatevi che dev disk non lo trovate su tutti i sistemi. Se i sistemi sono ridotti all'osso, questo non lo trovate, quindi dovete essere abituati anche a maneggiare il rischio di formattare dev SDA. Quindi vi consiglio di vedere se ci sono. Se invece non ci sono, state semplicemente attenti e ragionate non una, non due volte, non tre volte, ma 10 volte prima di premere invio, di formattare. Vabbè che per pensare ci vuole poco, però mi raccomando, perché ho visto gente piangere perché ha formattato, ha cancellato le foto della fidanzata, e è stata una situazione poco bella. Vabbè che si può riparare, se è soltanto formattato ci sono modi per riparare con vari programmi tipo test disk e photo wrecker, però se vengono persi i metadati vi voglio vedere, guardarvi il file 001.png, 002.png e così via. Quindi mi raccomando, non formattate il vostro hard disk principale, almeno che lo vogliate seriamente. E facciamo vedere velocemente come mettere su un paio di partizioni LVM e come estenderle. Quindi cancelliamo, ho già perso la voce, dannazione, dev 0 of uguale dev sd b. Esatto, ho notato. Ok, avete visto che ha fatto in fretta? Dopo è questo, perché non ha sincronizzato. E tra l'altro mi sa che sono stato abbastanza brutale e non l'ho smontato. Oddio. Allora, no, pare l'abbia smontato. Sì? Ok. Ok, quindi creiamo adesso le altre due partizioni, stavolta facciamo il Uber Pro. Conviene togliamo e rimettiamo, vediamo se c'è qualcosa. Ok, fdisk dev sdb. Lui ci dice che è invalida la partizione e così via. Ok, P per vedere quello che c'è. Creiamo una nuova partizione, una nuova tabella delle partizioni. Creiamo una nuova partizione di tipo primario. Diciamo ok. Vabbè, non ci importa veramente, facciamo di tutta la dimensione della chiavetta perché dobbiamo usare LVM. Ok, abbiamo creato e in teoria c'è già tutto. Facciamo V e scrive su chiavetta. Visto che siamo simpatici, aggiungiamo anche la seconda chiavetta. Se la legge non fa il burlone. Dai, su. Ok, ed eccolo qua, SDC. Anche qua SDC la cancelliamo, facciamo stavolta CF disk, così facciamo più in fretta. Nuova primaria, sì,
scrivi. Sì. Ok. Usciamo. Ok, in questo caso abbiamo le partizioni SDC1 ed SDB1. Vogliamo creare una delle partizioni LVM, una chiavetta è da 2 giga e l'altra è da 4 giga. Quindi per dimostrarvi facciamo una partizione virtuale di 3 GB. Quindi è possibile in questo caso. Possiamo anche farla da 4-5 GB, perché unifica le due chiavette. Facciamo pd create, prepara una partizione o l'intera chiavetta se vogliamo a LVM, quindi dev sdc1. Ok, questa è creata. Facciamo anche sdb1, siamo a posto. Creiamo un nuovo volume, nel senso dove raggruppare tutto lo spazio dai vari device fisici. Quindi vg create meno n, se non ricordo male, chiavette, e gli diamo dev sdb1 e dev sda1. Dopo possono essere aggiunte altre, scusate, tanto non funzionerebbe perché è già montato in un LVM. E ok, qui siamo a posto. Oh, eccolo, non lo sapevo. Ci mette un po', e se noi facciamo VG display chiavette, ci dice LVM2 ha la dimensione di 5 GB e 62, che è la somma delle due chiavette. Quindi adesso possiamo creare un file system di 5 GB. In questo caso creiamo lv create, creiamo una partizione virtuale con il nome, non mi ricordo qual era, la meno n era, sì, lv create meno n, la chiamiamo p1, no, qualcosa di creativo, partizione 1. Gli diamo una dimensione di 3 GB su il volume group, cioè il gruppo chiavette. Ci mette un po'. Oh. Ah, questo è un errore del mio kernel, non vi preoccupate. Intanto se faccio LD display dovrebbe far vedere quelle anche che ho sul mio sistema. Sì. No, è fallito. Usare software sperimentale alcune volte fa male. LV create. Ah, forse perché non abbiamo attivato il volume group. Ok, vediamo. Cos'è che mi dà errore? Allora, failed, while startup, no. Questo mi dà un errore. Strano però. Non c'è modo. C'è questo errore qua, penso che sia dovuto a me che uso un software un po' sperimentale. Insomma, si crea così una chiavetta, un LVI, e poi si può estendere con LV extend, e quindi estendere una partizione. Vi faccio già vedere sul mio sistema
che ho capito che le chiavette mi vogliono male. Io ho una partizione chiamata, un volume chiamato Deimos HDD, e ho delle partizioni root che si chiamano root, home e swap. Vogliamo aumentare, vediamo quanto sono grandi, la estendiamo una di un gigabyte. Eccola qua, la home di 70 giga diventerà 71 giga, quindi LD extend, Deimos, com'è che era, che non mi ricordo mai. Allora, LD extend dev Deimos, e la chiamiamo la home. Come la estendiamo? Cambiamo la dimensione? Gli diamo un gigabyte in più. Come? A chi lo toglie questo gigabyte? Lo toglie all'hard disk. Io ho un hard disk da 500 giga, ho allocato 70 gigabyte per la root e 70 gigabyte per la home. Il resto è vuoto. Il resto è vuoto e man mano lo aggiungo alle partizioni che servono. Perché magari, come vedi qua, c'è una partizione PolyGTF che ci ho fatto una macchina virtuale che andava direttamente sull'hard disk fisico, quindi posso cambiare le dimensioni senza riavviare il PC. Quindi adesso cosa faccio? Aggiungo un gigabyte, devo averlo sull'hard disk virtuale, o aggiungere hard disk esterno. Posso anche aggiungere hard disk esterno e quindi aggiungere storage direttamente al sistema. Quindi LD extend più un gigabyte, e qua successfully resized, di questo è l'errore di prima. Ok, quindi direte voi, è finita? Eh no, non è finita, perché il file system ancora pensa che sia da 70 giga. Quindi diciamo resize, che è un utility di X4, resize to fs dev Deimos HDD com, e guardate un po', è diventata più un giga in più senza riavviare il sistema, senza dover stare nei setup. E fatto questo, e visto che mi mandano un kilon dalla regia, vi ringrazio per l'attenzione, spero vi sia piaciuto il talk e basta. Se avete domande, intanto, visto che adesso ci sarà una pausa, credo, potete farmi le domande. Se non fate adesso, potete farle durante la pausa, avvicinarmi e farmi le domande. Grazie.